Ancora un benvenuto da Armando Garoscia a una nuova puntata di Omet TV. Ormai lo sapete, Omet TV è il progetto editoriale promosso da Omet, il leader internazionale nelle macchine per la stampa del packaging e del labeling e delle macchine per il tissue converting. Su Omet TV ci piace parlare di innovazione, di tecnologia con i nostri interessantissimi ospiti e ogni puntata è ispirata a un tema della quotidianità. Lanciamo allora una clip che ci introduce all'argomento di questa puntata. Siamo con Paolo Caiani, il direttore tecnico di Sun Chemical in Italia. Grazie Paolo di essere con noi. Grazie a voi dell'opportunità. Paolo, raccontaci dell'azienda, descrivici un po' il perimetro generale dell'attività. Sun Chemical fa parte di DIC, una multinazionale giapponese attiva nel settore delle arti grafiche, ma non solo. Con l'ultima acquisizione della divisione pigmenti di BASF siamo più di 22.000 dipendenti con un fatturato annuo attorno agli 8,5 miliardi di dollari. È un'azienda molto nota, però ricordaci il business, che cosa fa Sun Chemical? Sun Chemical lavora nel settore specificatamente nell'ambito delle arti grafiche, quindi noi facciamo inchiostri da stampa, vernici, pigmenti, ma non solo, lavoriamo anche nel settore dell'automotive, dei polimeri, della cosmesi, eccetera. Assolutamente. E in Italia com'è presente l'azienda? In Italia è presente in due stabilimenti, siamo circa 300 dipendenti e commercializziamo grosso modo 80.000 tonnellate di prodotti all'anno. Qual è il ruolo del direttore tecnico in Italia? Bella domanda. Direttore tecnico, nel mio caso specifico, ha una funzione di punto di riferimento tecnico, di coordinamento nei confronti della clientela, nei confronti del nostro sito produttivo, quindi il riferimento tecnico per questioni inerenti alla produzione, così come il supporto alla parte commerciale. Perché l'offerta è molto articolata e bisogna trovare la soluzione giusta naturalmente per il cliente. Soprattutto per quanto riguarda il settore di cui mi occupo, ovvero gli inchiostri offset a foglio e il settore energy curing, in cui buona parte delle produzioni sono fatte nei mother plant europei e quindi non abbiamo direttamente la produzione locale. Il nostro compito è essenzialmente quello di identificare il prodotto giusto per l'applicazione del cliente. E poi naturalmente il follow up che c'è sempre naturalmente nell'applicazione da parte del cliente e l'assistenza che viene sempre fatta. Assolutamente, assistenza, ma anche direi un aspetto molto importante della nostra attività è anche quello di coordinarsi con le funzioni centrali, proprio perché dobbiamo in qualche modo definire e guidare lo sviluppo tecnologico in base anche alle esigenze del mercato. Assolutamente.
Ma facciamo un passo avanti entrando più nel merito anche proprio dei temi più specifici e più tecnici. Inquadraci la situazione delle applicazioni UV per la Flexo con la frontiera anche della LED. La chiamo frontiera nonostante naturalmente da tanti anni esista, ma l'innovazione si è sviluppata molto, molto anche in questo ambito. Inquadraci i due contesti. Ma allora, la tecnologia Flexo UV negli ultimi anni ha avuto un grosso sviluppo, soprattutto perché è una tecnologia che si integra molto bene con altre tecnologie di stampa, quali la Offset UV e la serigrafia UV, dando la possibilità ai produttori di macchine di sviluppare macchine combinate che permettono quindi di ottenere lavorazioni abbastanza complesse che trovano, diciamo, sfogo nell'applicazione di narrow web nel mondo delle etichette. Oltre a questo, lo sviluppo tecnologico che abbiamo avuto a livello di macchine, a livello di fotopolimeri e a livello anche di Anilox permette di mettere in evidenza le caratteristiche tipiche degli inchiostri Flex UV, ovvero l'elevata forza colorante, l'ottima qualità di stampa che grazie anche all'impiego appunto di fotopolimeri e di Anilox a alta definizione permette di raggiungere una qualità di stampa paragonabile alla stampa offset e anche questo in funzione del fatto che gli inchiostri, a differenza degli inchiostri liquidi, gli inchiostri Flex UV sono stabili. Non essiccano, per cui permettono di utilizzare inchiostri in Anilox estremamente fini senza paura di avere l'essiccazione in macchina. Abbiamo accennato alla tecnologia UV Flexo, raccontaci come evolve verso l'UV LED. La tecnologia UV tradizionale si basa su lampade a mercurio che emettono radiazione ultravioletta nell'intervallo 200-400 nanometri. A 200 nanometri abbiamo la radiazione UVC, che è la più energetica e anche quella che sviluppa ozono. A 400 nanometri abbiamo la radiazione UVA, che è quella che ci fa abbronzare anche, e che è la meno energetica. Oltre a questa, alla radiazione ultravioletta, le lampade a mercurio sviluppano anche calore, molto calore, circa un 30% dell'energia diciamo, prodotta va in calore, si disperde in calore e questo porta anche a alcune problematiche quando si deve lavorare con materiali termosensibili quali i film plastici. È quindi necessario raffreddare il sistema onde evitare che il materiale si deteriori. Nel caso dell'UV LED abbiamo a che fare con dei diodi che emettono una determinata radiazione una volta percorsi da corrente. Questa radiazione è nella zona dell'UVA, quindi è 100% radiazione ultravioletta, normalmente si lavora a 385 o 395 nanometri, quindi la radiazione è fredda, non abbiamo problemi di deformazione dei materiali, abbiamo un'impostazione on-off in cui la lampada appena accesa è al 100% dell'efficienza, a differenza di quello che abbiamo con le lampade tradizionali che hanno bisogno di un tempo di attivazione e durante anche le pause non possono essere spente perché questo, come accade con i riflettori per dire degli stadi, una volta spente devono essere raffreddate prima di poter ripartire, quindi è necessario non spegnere assolutamente la macchina. Questo porta a avere dei grossi risparmi a livello energetico, perché quando la lampada non serve viene spenta, oltre al fatto che le lampade
LED consumano mediamente meno energia rispetto alle lampade tradizionali. E per dare anche un'idea dell'evoluzione tecnologica che c'è stata nel LED, si è passati per centimetro, ma quanti vatti di partenza ad oggi? Ricordo che inizialmente, una decina di anni fa, quando si è cominciato a lavorare in questo con diciamo lampade LED, la potenza era di 2 watt per centimetro, adesso siamo arrivati tranquillamente a 24 e più watt per centimetro. Questo significa dare un grosso contributo poi anche alla performance degli inchiostri, ovviamente. Quello che ci ha raccontato sulla LED naturalmente va nella direzione di una sostenibilità e di un miglior utilizzo delle risorse energetiche e del calore, più efficienza in senso generale. Assolutamente, c'è più efficienza, c'è anche un piccolo contributo per quanto riguarda l'eliminazione dell'uso del mercurio, che è diciamo, ovviamente un metallo pericoloso per l'ambiente, e quindi i sistemi LED vanno nella direzione di eliminarli. Non abbiamo ozono, quindi ci sono tante implicazioni anche ambientali. Sostenibilità. Magari questo è il pretesto per raccontarci più in generale qual è la cultura della sostenibilità di San Chemical. La cultura della sostenibilità in San Chemical sta diventando sempre più importante. La sostenibilità e il rispetto e l'impatto ambientale è uno dei punti fondamentali su cui noi lavoriamo e con cui noi ci misuriamo quando sviluppiamo nuovi prodotti, produciamo prodotti, li distribuiamo, e anche il modo in cui affrontiamo il rapporto cliente-fornitore. Quindi San Chemical lavora in ambito sostenibilità essenzialmente su 3 livelli. Il primo e il più semplice è quello di ridurre i consumi, meno energia, meno acqua, meno scarti. Il secondo aspetto è quello di mettere sul mercato prodotti sempre più sostenibili, quindi penso agli inchiostri che hanno un elevato contenuto di materie prime da fonti rinnovabili, inchiostri UV disinchiostrabili, inchiostri compostabili, vernici barriera che permettono di utilizzare monomateriali invece di accoppiati o coestrusi, in modo da facilitare poi il riciclo del materiale. E il terzo aspetto è anche quello che riguarda la messa a punto di soluzioni sostenibili che, anche non utilizzando inchiostri specificatamente formulati per questa applicazione, permettono al cliente di essere più sostenibile. Ovviamente l'applicazione LED è una di queste, perché utilizzando inchiostri LED il cliente risparmia energia e quindi l'ambiente ne beneficia. Ma penso anche all'applicazione dell'extended color gamut, in cui ad esempio del tinte al campione vengono sostituite con inchiostri in eptacromia, e quindi in questo modo si permette di ridurre gli scarti, gli stock di magazzino, i tempi di avviamento, perché non c'è bisogno di pulire i gruppi stampa sostituendo gli inchiostri. Quindi sono tutte piccoli pezzetti che aiutano e danno una portano a un loro contributo naturalmente al ciclo di vita in generale. Esatto. Quali sono le differenze tra gli inchiostri che vengono utilizzati nell'UV tradizionale rispetto all'UV LED? Le differenze sono essenzialmente legate alla diversa tipologia di radiazione che investe l'inchiostro e che fa partire poi la reazione di polimerizzazione. Come abbiamo detto in precedenza, l'inchiostro, la lampada tradizionale, emette fra 200 e 400 nanometri. La lampada UV LED è soltanto nella zona 380-400. È quindi necessario utilizzare fotoiniziatori specifici per quella lunghezza d'onda. E quindi oligomeri estremamente reattivi, anche perché, venendo meno la parte infrarossa, quindi il calore, la cinetica della reazione è rallentata.
quindi è necessario avere materie prime, polimeri estremamente reattivi e grosse quantità di fotoiniziatori proprio per sopperire a questa mancanza di calore. Detto questo, la performance poi degli inchiostri è assolutamente equivalente. Equivalente. Assolutamente. Qualche riconsiderazione magari su applicazioni particolarmente delicate come l'imballaggio alimentare? Allora, per l'imballaggio alimentare valgono le considerazioni che possiamo fare per qualsiasi tipo, per qualsiasi inchiostro LED nei confronti degli inchiostri UV tradizionali. Ovvero che la performance degli inchiostri idonei a applicazioni UV LED è in tutto e per tutto uguale a quella degli inchiostri standard. Perché è ovvio che noi dobbiamo fornire ai nostri stampatori un sistema che sia assolutamente almeno equivalente, se non leggermente migliore. Anche perché diciamo che le applicazioni LED in alcuni casi portano dei vantaggi per quanto riguarda la polimerizzazione, quindi la velocità di stampa. Assolutamente. Paolo, ti faccio fare una pausa perché lanciamo una clip, chiedo alla regia di introdurla. La tecnologia di essiccazione del processo di stampa con lampade UV LED invece delle tradizionali lampade UV è piuttosto recente e sta attirando le attenzioni degli stampatori di tutto il mondo per i numerosi vantaggi che offre, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. Innanzitutto, la durata media di una lampada UV LED supera le 20.000 ore di lavoro, mentre la durata di una tradizionale lampada UV è di circa 1.500-2.000 ore. Le lampade UV tradizionali generano ozono e sono lampade al mercurio, che pertanto deve essere smaltito. Le lampade UV LED, invece, sono esenti da mercurio e non producono ozono. Come ben noto, inoltre, le lampade UV LED hanno un basso consumo energetico, mentre le lampade UV tradizionali necessitano di una più elevata potenza elettrica. Un aspetto importante nel confronto tra lampade UV LED e lampade UV tradizionali riguarda la manutenzione, che per le lampade UV necessita della sostituzione del bulbo e della pulizia delle parabole, mentre per le lampade UV LED è minima. Un altro vantaggio delle lampade UV LED è che l'accensione e spegnimento è istantaneo, mentre le lampade UV tradizionali necessitano di alcuni minuti. Mentre le lampade UV tradizionali lavorano a una temperatura di 350 gradi, le lampade UV LED lavorano a una temperatura inferiore, di soli 60 gradi. Tutte queste differenze rendono la tecnologia di stampa flexo UV LED più sostenibile rispetto alle stampe flexo UV. Ritorniamo in studio con Paolo Caiani per fare un po' una riflessione conclusiva sulla cultura dell'innovazione di Sun Chemical, quali sono gli investimenti e quali sono i risultati di questo sforzo. Ma allora, quality service, innovation e safety, sicurezza, sono i pilastri su cui si basa l'attività di Sun Chemical. Per quanto riguarda l'innovation, con 100 milioni di dollari all'anno di investimenti e circa una media di 2 brevetti al mese, direi che l'azienda è decisamente innovativa. Per quanto riguarda la qualità, tutti i nostri siti sono certificati ISO 9001, nello specifico il sito italiano è certificato anche ISO 14001 ambientale. ISO 45001 salute e sicurezza e ho piacere e l'onore di poter dire che primo sito Sun Chemical al mondo, il sito italiano è certificato anche ISO 22000 per la sicurezza alimentare. Un po' un vanto italiano, insomma. Vanto italiano anche perché il nostro stabilimento produce diverse tonnellate all'anno di prodotti destinati al contatto diretto con l'alimento e ci sembrava doveroso nei confronti anche dei nostri clienti acquisire questa certificazione.
che è molto onerosa dal punto di vista dell'impegno per riuscire a mantenerla. Paolo, sei stato veramente molto esaustivo, grazie di aver risposto a così tante domande e di essere stato con noi. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato la testimonianza di Paolo Caiani, che ci ha descritto quanto l'Italia sia un paese importante per Sun Chemical nelle acquisizioni storiche, poi le acquisizioni degli impianti di Total, ma anche più recentemente con il conseguimento della certificazione ISO 22000 per l'alimentare. Sono tutti indicatori naturalmente che ci inorgogliscono e che dimostrano un impegno costante dell'azienda anche sul nostro territorio. Il cuore della sua testimonianza è stato incentrato sulle applicazioni proprio dell'UV per la Flexo, facendo il distinguo tra l'UV Flexo tradizionale e la frontiera del LED, che esiste da molti anni ma che è in costante evoluzione, con numerosi vantaggi di natura ambientale, energetica e più in generale si inseriscono nell'impegno che tutte le aziende hanno naturalmente verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche per il nostro pianeta. L'ultimo passaggio non è meno interessante, anzi si riferisce all'impegno dell'azienda anche in termini concreti nell'innovazione. Abbiamo sentito le cifre così importanti, 100 milioni all'anno in innovazione, 2 brevetti al mese, e questi sono aspetti che evidentemente anche in un settore così longevo come quello degli inchiostri, in un'azienda così storica nella sua tradizione, in realtà sono grande contemporaneità. Anche oggi abbiamo ascoltato veramente testimonianze di aziende di frontiera, ma sempre riconducibili alla vita di tutti i giorni, per cui continuate a seguirci anche alla prossima puntata.